Qual è la tua scusa? Molto, molto spesso ci raccontiamo delle scuse, ci diamo delle scuse, ci diciamo no ma non ho il tempo, no ma non ho voglia, non ho trovato le persone giuste, non ho i collaboratori giusti, non ho i soldi o non so, non ho le giuste competenze. Il fatto è che ci diciamo da soli delle scuse, ci creiamo da soli delle barriere. Non siamo arrivati a raggiungere il risultato che volevamo e quindi ce la dobbiamo raccontare. Penso che se innanzitutto riusciamo a capire che ce la stiamo raccontando, già abbiamo fatto metà strada. Se addirittura troviamo quali sono le scuse più frequenti che ci raccontiamo, le possiamo analizzare, le possiamo capire, capire che sono scuse e possiamo imparare come superarle. E le possiamo abbattere dicendo ok, voglio veramente arrivare a raggiungere quella cosa, voglio veramente ottenere risultati nella mia vita, voglio veramente avere più clienti o collaboratori. Bene, se la risposta è sì, allora devo imparare a fare marketing, a farlo come si deve, a valorizzarmi, a fare tutto quello che serve. Voglio che le persone mi pagano di più, devo imparare a farlo. Voglio veramente comunicare in modo giusto e con tanti contenuti, devo mettermi, sbattermi per fare tanti contenuti. Certo che è uno sbattimento, certo che ci vuole tempo, certo che ci vuole voglia, però se abbatti le scuse e dici adesso lo faccio nonostante tutto, la tua convinzione passa da negativa a positiva e quindi inizi a fare quelle azioni diverse che ti porteranno a dei risultati diversi, punto. Quindi se in questo momento non hai voluto raggiungere determinati risultati, non è che il mondo, le persone, l'universo si sono alleate contro di te. È semplicemente che tu, per primo, ti sei creato dei sogni, quindi non degli obiettivi, perché non ci hai messo una data di scadenza, cioè una data entro cui realizzare quello che ti sei prefissato. Così non hai creato le azioni giuste per arrivare a quegli obiettivi e ti sei raccontato delle scuse. Che siano la mancanza di tempo, il fatto che non sei portato, il fatto che non sia facile, la mancanza di soldi o roba del genere, sappi che sei in una casistica in cui tutti quanti almeno una volta nella vita ci siamo rientrati, me compreso. Quindi qual è quella scusa che ti stai raccontando e come soprattutto la puoi abbattere per arrivare dove vuoi arrivare? Pensaci, fammelo sapere, scrivilo qui sotto nei commenti. E condividi questo video se ti è stato utile. Ciao, a presto da Mirko Lanfranchi. Ehi, grazie mille per aver guardato questo video. Se ti è piaciuto questo contenuto, sentiti libero di iscriverti a questo canale cliccando sul pulsante che trovi in questo video oppure qui sotto, per non perdere tutti i video futuri. Se vuoi lascia anche un like o un commento e ti risponderò appena possibile. Sentiti anche libero di contattarmi attraverso il mio profilo Facebook o Instagram. Intanto ti lascio i video consigliati per te. Ciao, a presto!